Per la collana Biblioteca Universalis, una collana particolare di Taschen che esce a 15 euro cartonato con la sovraccoperta, un libro che non sfigura, anzi diciamo che impreziosisce ciascuna libreria di casa. Questa monografia è dedicata a Fritz Kahn. Fritz Kahn è il pioniere, possiamo così dire, dell'infografica. Lui è nato a cavallo dell'inizio del 1900 in Germania di origine ebraica e era un medico, ha studiato medicina, in particolare ginecologia, e quindi esercitava la sua professione. Però aveva anche, come spesso succede nei medici, la passione per la scrittura. E in particolar modo come si dice, per diffondere la conoscenza alle persone. Era un divulgatore ante litteram, diciamo così, e non solo. Accompagnava questa sua necessità, questa sua spinta verso il pubblico con una passione per il disegno. E quindi unì queste due necessità, creando delle tavole informative incredibili, dove lui cerca di spiegare al suo pubblico come funziona il corpo umano e lo fa paragonandolo a meccanismi tecnologici o meccanismi industriali, no? Quindi paragona il corpo umano quasi a una fabbrica. Infatti, una delle sue realizzazioni più famose è proprio il corpo umano come palazzo industriale. Quindi, come fa l'uomo a vedere? Cosa succede all'interno del cervello quando, non lo so, per esempio, vediamo passare una macchina e formuliamo la parola macchina? Ecco, lui era in grado proprio di spiegare tutti questi passaggi con delle tavole che assimilavano il passaggio fisiologico, diciamo così, invece a un qualcosa di tecnologico, di industriale, del quale, ecco qua, quello che vi stavo dicendo, addirittura vedete qua c'è la possibilità di vedere il poster, e un processo industriale in cui le persone erano più, diciamo, avevano più dimestichezza, e addirittura a volte le sue tavole sono così fantasiose, sono volutamente molto fantasiose, guardate questa per esempio, perché vuole proprio portare il lettore a interrogarsi, ad andare oltre, a cercare di capire perché lui ha usato quella determinata parallelo. E lui poi ebbe nella sua vita, naturalmente, dovette scappare dalla Germania, si trasferì in Israele, poi dall'Israele tornò in Francia. Quando la Francia fu invasa, cercò di trasferirsi negli Stati Uniti, e Albert Einstein scrisse una lettera proprio all'immigrazione, dove caldeggiava l'immigrazione degli Stati Uniti di accettare Kahn, perché come valido scienziato, come validissimo diffusore, insomma, della cultura medica dell'epoca. E questo raccoglie proprio tutta la sua vita, in fondo c'è tutta la biografia dettagliata e tutte le sue tavole. Un precursore dell'infografica, infografica che oggi invece ha tanto successo e che vediamo anche su tutti i giornali, viene usata proprio quotidianamente per spiegare i vari processi scientifici. Il libro, non l'ho detto ma lo dico adesso, il libro è in italiano, 15 euro per la collana della Biblioteca Universalis.